tutti e bentornati sul mio canale. Oggi riprendo un accessorio che più volte ho ripreso e trasformato in qualcos'altro, che è il foulard. Il foulard in questo caso di lana, visto che siamo già nella stagione autunno-inverno, utilizziamo i foulard di lana, quindi devono essere grandi, per trasformarli in qualcosa di vestibile. Faremo delle bluse, un po' come quella che indosso io, la mia è di poliestere misto seta, invece faremo una sorta di blusa con il tessuto in lana, ottimizzando le parti importanti del foulard, per cui ci saranno orli da non fare, rifiniture da non fare, perché utilizziamo appunto il finale. Questo lavoro che vado a fare, infatti tutti i foulard sono stati consegnati da questa cliente che mi ha commissionato questo lavoro, nel senso mi ha portato i foulard, mi ha detto che ci posso fare e io ho proposto la blusa. Quindi riporterò su questa blusa non le mie misure, ma le misure di Tiziana. Va piegato il foulard tenendo conto intanto, come dicevo prima, dei bordi. E in base alla grandezza che avete a disposizione, piegate il vostro foulard. Io in questo caso sacrificherò questa parte di bordo, ma utilizzerò il finale per quanto riguarda il mio orlo, per cui come prima cosa elimino la fascia verde che mi dà soltanto fastidio per poter lavorare. Per cui adesso è come se fosse stoffa normale con orlo già rifinito. Piego la mia parte di foulard in due in maniera tale da poter fare il corpo della blusa, ok? Le misure della cliente sono, la cosa più importante è prendere il seno, quindi misurerò il seno della cliente e lo riporto sulla mia blusa. Io spillo, voi gessate, fate come vi trovate meglio. Orlo spalla, alla spalla dobbiamo dare la struttura spiovente, cioè non lasciate la cucitura così com'è nella piega, perché va bene pure, ma per fare un qualcosa tipo caftano, ma se devo fare una blusa come questa devo creare la diagonale della spalla. Intanto la spalla della mia cliente è 45. Poi io sto trasferendo le misure perché sto facendo questo lavoro per una cliente, ma voi a casa potete riprendere una blusa che già avete, anche una maglietta comoda, e riportare le misure sul foulard stesso. Taglio. Chiaramente sono esperta nel taglio, per cui mi raccorderò con il seno. Per quanto riguarda il giro manica, non vi sto adesso a spiegare il taglio. Chi è esperto a casa che mi segue, insomma, sa come fare, però per chi non lo è, prendete davvero un campione che già vi sta bene e ripetetelo sul foulard stesso. Taglio. Intanto fino a giù. Mettiamo un attimo da parte questo foulard, il resto del foulard, perché abbiamo ancora le maniche. Decidete che tipo di scollatura fate. Intanto taglio il di più, il dietro lo lascerò accollato, invece abbasso il davanti. Ho separato le due parti di blusa, quindi il davanti dal dietro. Perché avevo tagliato in doppio. Stiamo facendo una blusa morbida, per cui molte di voi diranno: ma il cugno, la sagoma? No, non c'è bisogno di questo, proprio perché foulard morbido non possiamo costruirlo tanto, anche perché la struttura della stoffa del foulard è rada, per cui dare una costruzione troppo stretta alla lampo o aggiungere qualcosa come si costruisce una blusa vera e propria
vi consiglio di non farlo perché non è il caso. Dobbiamo sempre lasciare questa naturalezza del foulard stesso. Dicevo prima, il davanti lo farò un po' più scollato perché chiaramente c'è il collo, ma devo anche respirare. Se non avete fatto molto scollato il davanti per poter far passare la testa, potete sulla parte posteriore creare un taglietto, quindi a metà, che poi rifinirete e aggiungerete magari un bottoncino per chiudere. Fatto il corpo, bisogna tagliare le maniche. Anche qui ottimizzate la presenza del bordo, quindi poi per quanto riguarda le rifiniture finali, orli, siete molto avvantaggiati. Anche in questo caso prendete, tagliare la manica per chi è esperto è una passeggiata, ma per chi non lo è può essere complicato, quindi prendete magari al solito il campione di cui parlavo prima. Scegliete anche la lunghezza, perché è chiaro che se il foulard è tanto grande non potete fare una manica lunga 80-90, misurate come in questo caso ho io la misura della cliente 52, considerando che appunto il bordo già ci sta, da qui taglierò la mia manica. Scegliete se farla larga, stretta, ma ripeto, avete sempre questo modello che avete scelto dal vostro armadio, quindi ripeterlo sarà facile. Questi sono i miei pezzi che vanno adesso assemblati alla macchina da cucire. Montate le parti iniziando chiaramente dalle spalle. Intanto le spalle, e vi spiego il perché, in maniera tale da poter poi rifinire la scollatura. Sotto forma di urlino, mentre ancora non avete cucito i fianchi della blusa, rifinite la scollatura. Prendete le maniche, la loro metà la segnate con uno spillo, con un taglietto. Perché segnate la metà? Perché la metà della manica deve corrispondere alla cucitura della spalla. Quindi posizioniamo il taglietto qui e cuciamo. Per ultimo unite, facendo attenzione però fate corrispondere, abbiamo lasciato i terminali del foulard, scusate, le fasce del foulard come rifinitura, per cui dovete partire precise e finire precise. Risultato finale, come vedete, una blusa semplicissima ma abbellita nella sua forma, come dicevo, molto lineare, ma abbellita dai finali stessi del foulard. La rifinitura è proprio quella del foulard e devo dire anche la bellezza, no? Questi foulard che spesso, a parte ne abbiamo tanti, ma li utilizziamo poco, possiamo trasformarli in qualcos'altro. E anche per oggi il nostro video finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate la campanella per essere informati ogni qualvolta il video online e fate delle richieste, commentate, mettete mi piace, condividete e seguitemi sui social, ma ricordate sempre reshape e restyle.